In questa sede si espone il restauro eseguito sul manoscritto numero 220, risalente al 1415 e appartenente alla Biblioteca Guarneriana. Il restauro è stato curato dalle dottoresse Teresa Pittone e Viviana Zanotelle per Esedra Restauro e Conservazione. Il manoscritto è noto come epistolario di Antonio Pancera ed è un manoscritto di grande importanza per la storia del patriarcato di Aquileia, di cui il Pancera fu al vertice prima di venire nominato cardinale. Si tratta di un codice scritto su commissione del Pancera nel 1415 circa. La legatura originale si costituiva probabilmente di una piena pelle su assi lignee, su cui si articolavano le fettucce di chiusura, i ganci in testa e piede, i fermagli e l'attacco della catena. Durante la sua storia il volume è stato interessato da vari interventi di restauro che ne hanno stravolto la legatura. Le assi furono sostituite con dei quadranti costituiti da più fogli di carta incollati tra loro e la pelle fu foderata con una tela. In un secondo momento venne aggiunto un nuovo dorso in cuoio spaccato e marmorizzato. I lacci di chiusura originale in pelle allumata tinta di rosso furono recuperati e cuciti al piatto anteriore, mentre i fermagli vennero incassati su quello posteriore. La cucitura si articola su cinque nervi in cuoio fendù. L'unico capitello rimasto in testa al volume presenta un'anima in cuoio. L'indorsatura è in tela e il corpo delle carte si ancora alla legatura tramite il passaggio dei nervi dei capitelli nei quadranti e l'adesione delle carte di guardia al contropiatto. La legatura, creata con materiali di riuso inadatti alla tipologia del volume, si mostra più piccola del corpo delle carte, tanto da aver causato lo sfaldamento della cucitura e l'esposizione dei margini. Il cuoio del dorso settecentesco è irrigidito con margini slabbrati e strappati. Il piatto posteriore conserva ancora il rivestimento in pelle originale e si mostra completamente a braso, tanto da risultare scamosciato, lacunoso lungo i margini e la superficie. Si nota la presenza di un attacco fungino che ha interessato tutto il quadrante posteriore e che ha virato al verde il colore della pelle. Sul piatto anteriore, invece, resta visibile solo la foderatura in stoffa. Del rivestimento in cuoio rimangono solo i rimbocchi completamente ammuffiti. La tela è ricoperta da incrostazioni di adesivo e l'ordito mostra fili liberi e lacune lungo i margini. Le carte utilizzate come quadranti sono feltrose, indebolite e decoese le une dalle altre. Il volume è manoscritto su pergamena con inchiostro ferrogallico e si compone di 166 carte numerate a lapis più due carte di guardia. Il corpo delle carte conserva le controguardie originali in pergamena adesa al contropiatto. I fascicoli sono composti da 4 bifogli ciascuno. L'impaginazione è stata eseguita tramite una rigatura a pettine e delimitata lateralmente da una punta metallica. Il codice contiene un apparato decorativo ricchissimo che interessa tutte le pagine. A carta 1 recto, il cardinale Pancera è raffigurato nella porzione di sinistra della pagina, fronteggiante la figura di un re con falcone a destra, mentre due angeli affiancano lo stemma del cardinale nel margine inferiore della pagina. Il manoscritto è arricchito da iniziali filigranate in rosso e turchino, ma ciò che sicuramente colpisce di più sono le bellissime raffigurazioni di animali che accompagnano le parole di richiamo alla fine dei fascicoli. A chiusura del volume vi è una nota manoscritta con inchiostro ferrogallico su carta vergata apposta alla controguardia posteriore. Il corpo delle carte si presenta in discreto stato di conservazione, si notano solo piccole lacune e strappi di origine meccanica e entomatica. Si segnala la presenza di un importante strato di patina superficiale lungo i margini dei fogli. L'ornato palesa cadute di colore un principio di idrolisi acida del pigmento verde sul frontespizio e dell'inchiostro ferrogallico nella nota manoscritta posteriore. I nervi sono rotti in più punti lungo il dorso e alla cerniera. Manca il capitello di piede, mentre quello di testa è spaccato in tre punti e retrocesso nella cuffia. Il filo di cucitura si è spezzato nella totalità dei fascicoli, l'indorsatura è staccata. Durante l'apertura il dorso del libro si mostra sfaldato e spezzato in tutta la sua ampiezza. Si è eseguito il distacco a secco delle controguardie con l'ausilio di un bisturi, una lama fissa e una spatola in acciaio. Una volta rimosse le controguardie si è potuto smontare la legatura dal corpo del libro. Allo scopo di rimuovere la polvere superficiale è stata eseguita una prima pulitura a secco con pennelli a setola morbida lungo la piega e su tutta la superficie dei bifoli. Si
Segue la pulitura a tampone umido della piega e dei margini delle carte, dove lo sporco era penetrato nel supporto, scurendo la superficie. Il dorso dei fascicoli è stato pulito dai residui di colla dell'indorsatura. Le carte sono state restaurate solo nei punti di degrado attivo e il restauro è stato condotto a libro montato. I nervi sono stati affiancati e prolungati con dei supporti di cucitura accessori, consistenti in due capi di spago di canapa. La cucitura è stata ripresa nella totalità dei fascicoli. Una volta completata la cucitura, è stata eseguita una prima indorsatura in carta giapponese a caselle, che si prolunga a creazione di alette accessorie atte ad ancorarsi al contropiatto. Una volta eseguito il capitello, si è creata una seconda indorsatura a caselle in pelle allumata. Si sono creati i nuovi capitelli primari con filo di lino su anima di pelle allumata e spago. Su questi si sono ricamati i capitelli secondari con del filo di seta. La scelta delle tinte ricalca quella dei capitelli originali. Le componenti della coperta sono state staccate e restaurate singolarmente. Si sono dapprima staccati i rimbocchi dal contropiatto, poi il dorso settecentesco, infine la pelle e la tela. Il distacco è avvenuto a secco con bisturi e spatola d'acciaio. Ogni frammento, compresi gli elementi metallici, è stato catalogato e conservato in una busta in carta barriera in attesa del restauro. I quadranti sono stati puliti a secco con pennelli a setola morbida, le incrostazioni sono state rimosse a bisturi e poi sono stati lavati per immersione in acqua. In questa sede si è potuto procedere al distacco delle carte a tirare, tra cui si sono rinvenuti dei frammenti manoscritti. Le carte a tirare manoscritte, ormai ridotte a frammenti, sono state ricomposte e restaurate con carta giapponese e foderate con velo giapponese. Una volta asciugate e rifilate, sono state montate su cartoncino conservativo e inserite nella scatola di conservazione. Una volta lavati, i quadranti sono stati dapprima collati e poi trattati con soluzione idroalcolica e biocida a sanare l'attacco fungino presente. I quadranti erano più piccoli del corpo delle carte, così sono stati prolungati ai margini con più strati di carta giapponese. Il tutto è stato foderato con un cartoncino conservativo a donare maggiore rigidità al piatto a imitazione di un'asse lignea. La tela è stata immersa in acqua calda e in questa sede si è rimosso il pesante strato di adesivo che la ricopriva. La pelle originale è stata pulita con gel rigido e poi trattata con biocida a sanare l'attacco fungino presente. La scoperta di porzioni di dorso originale in cuoio ha determinato la scelta di non riutilizzare il dorso settecentesco che è stato pulito a tampone umido e conservato a parte in passepartout assieme alle carte a tirare manoscritte. La tela è stata foderata con una similare in lino ed è stata montata sui quadranti. Il tutto è stato fatto asciugare sotto pressa tra carte assorbenti e feltri. La pelle è stata foderata con una pelle allumata tinta ad hoc. Il piatto posteriore è stato ricoperto con la pelle e il tutto è stato fatto asciugare sotto peso. I quadranti sono stati posizionati sul corpo delle carte, i prolungamenti dei supporti di cucitura e i capitelli sono stati sfilacciati e fatti aderire sul contropiatto assieme alle alette dell'indorsatura in carta. Il dorso è stato posizionato e la pelle è stata fatta aderire al quadrante anteriore. Completata l'asciugatura, si è provveduto alla rifilatura della pelle sul piatto anteriore. Infine, sono state rimboccate le cuffie di testa e piede. Si sono create nuove carte a tirare in carta mano occidentale e si sono fatte aderire sui contropiatti. In ultimo, sono state riposizionate le controguardie in pergamena. La nota manoscritta è stata riposizionata sulla controguardia posteriore. Si è eseguito un ultimo ritocco puntuale sulle lacune del quadrante posteriore. L'ossidazione degli elementi metallici è stata bloccata con una resina protettiva ed i fermagli sono stati riposizionati sul piatto posteriore. Le miniature che palesavano sfaldamento dei colori sono state consolidate con colla di storione data a pennello. Di seguito si mostra una selezione di fotografie che espongono lo stato del volume dopo il restauro e che esemplificano l'avvenuto consolidamento della legatura in tutte le sue componenti e la rinnovata stabilità del dorso all'apertura.
Si è optato per una scatola rigida bivalve foderata in velluto. La scatola è stata creata a misura. Si compone di cartoncino conservativo rivestito all'esterno in canapetto e all'interno in velluto di cotone bianco. L'anta di chiusura presenta un'imbottitura il cui spessore digradante consente una pressione omogenea su tutta la superficie del volume, prevenendo deformazioni. All'interno della scatola è stata inserita una cartella che fa da base d'appoggio al volume e che contiene il dorso settecentesco e le due carte a tirare, manoscritte.